Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come costruire un mozzo finto. Allora, questo è il perno passante di un mozzo di una bici con i cuscinetti a sfera, come vedete, un semplice mozzo, un semplice perno passante. Allora, mettiamo così. A che cosa serve questo mozzo? Serve a pulire la catena senza che ci sono i rapporti posteriori. Ho usato poi questo qua, che è soltanto del nastro Teflon, però potete usare pure dello scotch. L'importante è che ha una forma simile a questa qua. E poi ho del nastro isolante. Cosa faccio con il nastro isolante? Vado che è un po' largo, vado a innastrare per tenerlo un po'. Allora, voi pensate che questo qua è l'altezza dell'ultimo pignone, cioè il pignone più piccolo. Lo nastriamo, facciamo un paio di giri, tanto per dare più spessore. Vediamo se va bene. Ok, va bene. Mettiamolo, anzi ho fatto pure troppo, ecco. Scusate, non so, ecco. Ok, dice, vabbè, si muove, ma tanto la catena deve solo scivolare qua dentro. Questo mi è venuto in mente perché l'ho copiato dal canale Park Tool. Si chiama The Dummy Hub, mozzo finto praticamente. Mi è venuta l'ispirazione, sicuramente su YouTube l'avranno fatto in tanti, avranno usato questo o altre cose, e ho voluto provarlo, come funziona. Adesso lo andiamo a provare sulla bici, vediamo se ho fatto bene. Ragazzi, adesso procedo con lo smontaggio della ruota posteriore. Montiamo il nostro mozzo finto. Ok. Ok. Montato. Aspettate un attimo, alzo l'uno perché è troppo vicino. Due. Ecco a voi ragazzi come si può lavare una catena con un mozzo finto. Avanti e indietro. Fra qualche settimana mi arriverà il lavacatena e poi farò un video con questo mozzo del lavacatena. Lo faccio vedere meglio. Ciao ragazzi, al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, è gratis.